Giordano Bruno, uno dei più brillanti pensatori del Rinascimento, nacque a Nola nel 1548 e in giovane età, dopo aver compiuto gli studi di dialettica e logica a Napoli, entrò a far parte degli ordini domenicani, per poi proseguire la sua formazione girovagando l'Europa da Ginevra a Parigi, dove ebbe inizio la sua produzione letteraria, che ben presto lo portarono ad un contrasto con gli ambienti ecclesiastici. Abbracciò correnti filosofiche come il neoplatonismo, il misticismo e il panteismo, e la sua posizione radicalmente anticristiana e allo stesso tempo critica nei confronti del pensiero antropocentrico lo portano a essere definito un eretico, sottoponendosi a 7 anni di inquisizione e ad essere condannato dapprima a Venezia e quindi a Roma, dove morì arso vivo a Campo di Fiori. Tra le sue opere ricordiamo in particolare Dialoghi italiani e Il candelaio, che esprimono, seppur in maniera intrecciata, il pensiero del filosofo, e opere teatrali latine con caratteri tipici del mito dionisiaco. Per poter delineare il messaggio che Bruno vuole infondere, è necessario comprendere il fulcro del suo pensiero. Allontanandosi dalla dottrina aristotelica e dalla scolastica, egli si affida ad una filosofia legata alla percezione, ma in particolare ad una professione di fede, non più dell'aldilà, quindi della realtà divina, bensì del mondo sensibile, o più semplicemente dell'aldiquà. Nello specifico, Bruno riprende la religione magica degli antichi egizi, che erano capaci di interagire con le divinità mediante elementi naturali. Pertanto ne deriva che l'uomo, secondo il filosofo, non è in grado di guardare Dio direttamente, ma si può limitare a guardare le sue immagini che si rispecchiano nella natura. Si parla pertanto di panteismo. Si parla pertanto di eroico furore, ossia quell'effetto di panteismo che porta alla rinuncia del dogma della fede, definito impeto di virtù, secondo cui non ci sono premi, né giudizio o castighi per cui battersi e ricercare la verità, tanto che il filosofo presenta una nuova concezione di infinito, giungendo alla definizione di 2 nuovi concetti, minimum e maximum. Infatti, infinito è per Bruno l'universo, formato da infiniti mondi e sistemi solari, cui appartiene lo stesso pianeta su cui viviamo, non più posto centralmente, ma a sua volta infinito, da qui minimum. Forse non tutti ricorderanno il mito proposto da Bruno circa il cacciatore Atteone, che alla vista di Diana fu trasformato in cervo e sbranato dai suoi cani. Evidente nel mito è l'uso di figure allegoriche, quali quella di Diana, divinità immanente della natura. Atteone invece simboleggia l'intelletto intento alla ricerca della verità e della bellezza divina. I cani, infine, sono associati all'evoluzione e ai pensieri. È proprio nel momento in cui si scopre che la verità ricercata risiede in noi stessi che si è preda dei nostri stessi pensieri. Partiamo col presupposto che il termine mnemotecnica designa quell'insieme di espedienti che da sempre gli uomini hanno escogitato per aiutare la memoria a connettere concetti e nozioni. Come per i greci e i latini, anche per i pensatori rinascimentali, l'insegnamento di quest'arte trova larga diffusione e in particolare Bruno si serve della mnemotecnica per confutare la sua tesi, secondo cui l'infinità dell'universo può essere compresa simbolicamente con elementi come se fossero parti sintattiche. In altre parole, un macrocosmo che contiene in sé un microcosmo. Tra le prime opere bruniane che più di tutte valorizzano la mnemotecnica, riconosciamo senza dubbio il De Umbris Idearum. L'arte della memoria era molto antica. Gli oratori romani, in modo particolare, invitavano ad associare la struttura e la successione dei concetti e delle argomentazioni allo scopo di memorizzare i loro discorsi. Nel Rinascimento la mnemotecnica rinacque e raggiunse il suo culmine proprio con Bruno, fermamente convinto che la religione egiziana fosse migliore di quella cristiana, in quanto è con essa che la mente si realizza mediante il culto del sole, considerata allo stesso tempo immagine ideale dell'intelletto. Sarebbe errato affermare, inoltre, che le ombre delle idee siano le cose sensibili, ma piuttosto sono quelle immagini che rispecchiano le idee della mente divina e di cui la realtà immanente è copia. È solo in questo modo che si ottiene un riflesso dell'universo nell'intelletto, rafforzando la memoria e le capacità esistenziali dell'uomo.
created using Powtoon.